Ciao Federica, innanzitutto come stai? Oggi esce la canzone, quindi una bella giornatina. Ciao, tutto bene? Guarda, sono super contenta perché finalmente dopo un anno di fermo, perché appunto Portofino è uscita insomma l'estate scorsa, luglio dell'anno scorso, quindi siamo super eccitati, super contenti, finalmente siamo tornati, ecco. Possiamo leggere la canzone come un po' la vostra visione, il vostro racconto ironico della ripartenza? Assolutamente, anzi appunto faccio le veci di Eddie perché appunto è lui il nostro poeta moderno, ma questo pezzo in realtà è stato scritto prima della pandemia e sta a significare insomma il carpe diem della situazione, quindi qualsiasi cosa succeda continua a fare festa, continua a prendere queste occasioni che ci sono. Poi come ben sappiamo è successa questa pandemia e insomma il nostro inno è cogliere tutte le occasioni che ci troviamo per strada, ecco, di continuare a divertirci. Parola d'ordine mi sembra schiettezza, un po' come sempre nella vostra produzione. Quanto è importante mantenere questo aspetto? Beh, è un nostro timbro di fabbrica, ecco. Noi, è entrato anche Eddie, eccolo. Noi, insomma, siamo sempre stati molto schietti, usando anche terminologie, insomma, forti ed è appunto la nostra peculiarità, l'essere sempre, avere sempre questa ironia sottile ma mirata, ecco. Questa cosa la leggo un po' all'attualità di questi giorni perché si sta parlando molto di riaperture delle discoteche, insomma i gestori stanno alzando la voce, anche giustamente perché da un anno si è fermi. Qual è il vostro parere al riguardo? Ma allora, sicuramente il poter tornare a lavorare in tutta sicurezza, sia per noi, ma giustamente anche per la clientela. Sappiamo appunto dalle ultime del governo che si sta lavorando per questo Green Pass. Infatti la prova è stata anche che quando sono state aperte le prenotazioni in Lombardia, soprattutto della categoria Under 30, c'è stato un boom di click. Quindi c'è tanta voglia di poter tornare a lavorare, a divertirsi in totale sicurezza, quindi appunto col Green Pass, col tampone, con il vaccino. C'è la voglia, quindi si spera di tornare a poter lavorare in serenità e tornare a quella piccola normalità che era tanto odiata un tempo, ma che alla fine manca a tutti. Parlando invece dell'aspetto sonoro della canzone, com'è nata da questo punto di vista, visto che c'è la riconferma anche della collaborazione con Merck e Cremonto? Per quanto riguarda l'aspetto sonoro, diciamo che abbiamo voluto riprendere queste sonorità un pochettino 90s, un pochettino e con un drop che richiama un po' invece il nostro classico, no? Un qualcosa tipo Settimana Bianca. E in realtà questo qua è un brano che abbiamo scritto 2 anni fa, poi non l'abbiamo fatto uscire perché appunto Settimana Bianca stava andando sempre più forte, quindi abbiamo voluto aspettare. Per l'estate scorsa abbiamo fatto uscire Portofino perché è stato scritto durante il lockdown, eravamo presi bene, abbiamo optato per quella. E quest'anno è arrivato il momento di open bar dopo 2 anni di ritardo. Quindi niente, casualmente è stato un brano scritto prima della pandemia, ma nonostante questo diciamo che quella che metaforicamente è l'arrivo della pioggia all'interno del testo. Poi involontariamente può essere trasformata in quella che poi è stata la pandemia, nel senso nella canzone la canzone parla di una pioggia che possa rovinare una festa, che possa interrompere una festa e la canzone dice appunto cogli l'attimo, approfitta di tutti i momenti buoni, positivi che la vita ti offre per continuare a far feste, per continuare a divertirti e diciamo che la pioggia può essere traslata appunto in quella che poi è stata la pandemia, quindi cercare sempre di approfittare dei momenti che puoi per divertirti, perché poi potrebbe sempre arrivare un antagonista ad interrompere i tuoi momenti belli, insomma, i momenti di festa, di divertimento. Come la pandemia che è stato un bel imprevisto, insomma. Ma tu, parlando sempre di Merck e Cremont, mi piacerebbe che ci raccontassi l'esperienza con Noi Siamo Inter, perché è un sogno un po' che si realizza, no?
più che un sogno che si realizza, diciamo che erano tanti anni che volevo fare una canzone, cioè mi ero sempre promesso che prima o poi avrei fatto una canzone sull'Inter, diciamo che era meglio aspettare il momento, glorioso come questo, quindi abbiamo voluto, essendo sia io che mio cugino, che me, che interisse, abbiamo voluto fare questo, abbiamo anche aspettato un momento di maturità musicale giusta per poterlo fare, e quindi è stato il momento perfetto, diciamo. E tornando invece all'argomento chiusure, che cosa rappresenta per voi la libertà oggi allo stato delle cose, e cosa più in generale è anche un modo di essere, cioè di essere sempre se stessi in ogni caso? Ma sicuramente si è tornati di più ad apprezzare le piccole cose che prima magari si odiavano. Mi ricordo durante il primo mese della pandemia, quindi marzo 2020, l'odiata spesa era l'unico momento dove si poteva uscire di casa. Quindi si è tornati, insomma, ad apprezzare di più le piccole cose della nostra quotidianità che magari non davamo peso. Quindi, insomma, c'è questa voglia di riapprezzare il tutto, ma c'è anche proprio voglia di ritornare alla tanto odiata, tanto amata normalità. E poi è anche dicevo, un inno al vostro, nei vostri testi, comunque a essere sempre se stessi. Quello sempre, noi siamo molto autentici. Questo brano, più degli altri, è molto generico, nel senso che magari tante altre nostre canzoni raccontano degli episodi, delle storie in particolare. Questa qua è molto liberatoria, generica, sul divertiamoci, cioè liberiamoci, non poniamoci limiti. E probabilmente non c'era momento migliore per il pagante per far uscire un brano così generico che per noi non è usuale, non c'era un momento migliore di questo, di aspettare un momento in cui alla gente potesse mancare proprio anche la normalità, anche le piccole cose. Avevamo tutti quanti bisogno di tornare a goderci, di tornare ad apprezzare la normalità, perché siamo stati abituati ad anni in cui pretendevamo sempre di più dal divertimento, da tutto quanto. Poi nel momento in cui siamo stati privati di tutto, abbiamo capito che anche quella normalità, quella banale normalità, per noi è importante. Quindi questo è un brano liberatorio, se vogliamo. In questi anni avete raggiunto comunque tanti risultati, dischi di platino, streaming, eccetera, eccetera, ma qual è ancora il vostro sogno da realizzare? Questa è una bella domanda. Ma in realtà non saprei. Diciamo che noi, forse la nostra forza vincente è che non ci siamo mai posti degli obiettivi, non ci siamo mai messi dei traguardi da raggiungere, nel senso che abbiamo sempre preso il tutto come un gioco, perché appunto è nato come un gioco e ce la siamo sempre vissuta così. Forse anche questo è il bello, nel senso che poi quando arrivano i traguardi, se non si aspettano, si rimane ancora più contenti e più felici. Sicuramente di continuare su questa strada, di essere sempre, di non cambiare, di essere sempre autentici come siamo e di non omologarci magari alla massa, ecco, questo sì. E a livello di live invece quest'estate c'è qualche novità che non mi pare di aver letto ancora. Allora, no, nel senso che noi aspettiamo appunto l'ok del governo per tornare a lavorare nelle discoteche e quindi attendiamo veramente con attesa, ecco. Un saluto a Dire Giovani e mi raccomando, ascoltate Open Bar su tutte le piattaforme digitali.